È l'11 gennaio 2018 a Castiglione delle Stiviere, Mantova, e Just a Few Images è all'Arcidallò. Siamo con Mike B, voce e chitarra della band post-psych metal italiana Viscera. Ciao Mike, come stai? Ciao a tutti, innanzitutto diciamo bene, un po' stanco come raccontavo prima anche a te, suonare diciamo infrasettimanale è sempre un po' difficile perché avendo una vita normale con un lavoro e tutto, poi cioè è un po' dura fare il dritto, finire di lavorare, caricare, venire qua a suonare, però è sempre bello. Ci hanno chiesto di venire qua all'ultimo momento e ne approfitto per salutare gli Wows che dovevano essere questa sera al posto nostro, ma non sono potuti venire per molti, poi sono anche in 6, quindi immagino che basti una chiamata che manchi uno, noi siamo in 3, proprio facile da gestire. E niente, quindi ci ritroviamo qui a Dallò per la seconda volta in meno di un anno. È un posto che amiamo molto, sia come band che come spettatori. Ci girano un sacco di band che conosciamo bene, sono nostri amici. E stasera essere qui con gli Aerofan, peraltro, con cui stiamo iniziando ad avere, diciamo, un minimo di rapporto, di collaborazione. Abbiamo suonato insieme al Bronson a Ravenna meno di un mese fa, quindi è bello, cioè, perché nella sorpresa, diciamo, dell'evento last minute sia il posto che la band con cui suoniamo comunque ci aggrada, ci fa piacere. E niente, che altro dire, è bello portare dei concerti di questo livello, escluso noi ovviamente, di questo livello qui in queste zone, diciamo nel sud della Lombardia, perché ce n'è bisogno, perché non c'è più niente. Noi veniamo da Cremona, che è una città che è morta da almeno 10 anni, da quel punto di vista lì, dopo che il Dordoni, che era diventato punto nevralgico, diciamo, del grindcore in Italia, lo è stato per almeno 10-15 anni, grazie ai Crippled Bastards, che hanno portato varie realtà nazionali e internazionali di tutti i livelli a suonare a Cremona, che è una città di 60.000 abitanti, quindi potete immaginare che bello è stato per uno che viene da quelle zone lì. Noi viviamo adesso invece questa tragedia, che non c'è più niente, che nessuno sembra suonare più, nessuno sembra voler più ascoltare la musica, tanto che abbiamo notato che nella nostra città i ragazzi giovani non ci conoscono, cioè loro non sanno chi siamo, e noi siamo una band attiva da 17 anni. E ok, cioè non siamo in Metallica, non siamo tipo una mega band, però comunque le nostre cosine le abbiamo fatte e farebbe piacere, cioè, almeno essere, diciamo, in casa propria un po' stimati e apprezzati, nonostante poi fondamentalmente come attitudine siamo nichilisti, non ce ne frega un cazzo, però sotto sotto umanamente non dispiacerebbe, motivo per cui non abbiamo piacere e non abbiamo occasione, anche per dirla, a dirla tutta, di tornare spesso a casa nostra. Ci abbiamo anche un po' rinunciato, perché l'ultimo tentativo, a prescindere da chi l'ha promosso, perché ci mancherebbe, saluto l'Arci di Cremona con Carmine e tutta, diciamo, la cricca, che comunque sono ragazzi che si sbattono, fanno le cose bene, però non è una cosa molto più ben accolta a Cremona la musica estrema, quindi sembra che si sia, diciamo, sembra una città di anziani, e anche i giovani sono anziani perché vivono di routine veramente che sono fatte per persone di 40 anni, non per persone di 19-20 anni. E non abbiamo quindi neanche molto piacere, cioè almeno io, a vedere la città, viverla come facevamo prima, perché appunto è una città che un tempo amavamo, ma ci ha deluso tantissimo. Quindi mi spiace per questo sfogo, ma mi hanno dato, diciamo, la libertà di dire quello che volevo. Siamo partiti dal dire che Castiglione delle Stiviere, non Mantova, Castiglione delle Stiviere, che è un paesino, ha un posto come questo, e Cremona, che è un capoluogo di provincia, non ha un posto degno di essere chiamato locale per far suonare delle band. Quindi questo, cioè, per chi mai ascolterà questa intervista, cioè, prendetelo come uno sfogo, come una, diciamo, una denuncia, è una sorta di richiamo alla gente di Cremona, cioè qualcuno che abbia il potere di fare qualcosa faccia qualcosa, altrimenti io e mio figlio non ce lo porterò mai a Cremona, perché cioè, gli cascano le palle a 14 anni e comincia a farsi l'eroina, come faceva la gente negli anni 90 nella bassa, perché non c'era un cazzo da fare.
se non c'è un cazzo da fare, ragazzi, la gente finisce male, è inutile, è sempre così. E sembra che questo non importa a nessuno perché basta non vederlo. Basta non vederlo che c'è la gente che fa delle cazzate, che non sa come passare il tempo, allora butta in eccesso la vita. Non dico che drogarsi sia sbagliato, però almeno non a quei livelli lì che poi ti ammazzi. Però, non so cosa dirvi, cioè, mi è venuto un po' di tristezza questo discorso. Nonostante poi stasera penso che sarà una bella serata e mi passerà appena salito sul palco, però questo è quanto. Chiedo veramente ai cremonesi di svegliarsi fuori, perché siamo il fanalino di cuore del mondo e siamo la città dei violini, dove Stradivari ha inventato il violino, il moderno, dove ci sono le scuole di teoria, ci sono i conservatori, ci sono le scuole di musicologia. A che cazzo servono queste cose se nessuno suona e va ai concerti e va a vedere le cover band, ragazzi, dai, basta, basta. Io penso di aver finito qua. Grazie. Grazie a te e grazie a voi.